avrebbero conosciuto il vero Dio, quello unico, l'onnipotente, l'onnisciente, il trascendente, lo spirituale, il creatore dei cieli e della terra, e leggete la Bibbia, costantemente lo abbandonavano per mettersi a servizio di altri che non esistono. Si può essere più stupidi? Io mi arrabbierei se si dicesse una cosa del genere dei miei antenati, perché la riterrei offensiva. Ma loro lo facevano, cioè abbandonavano lui, teoricamente il Dio onnitutto, per rivolgersi a degli idoli di pietra o a dei tronchetti di legno. Ma non capivano la differenza? Cioè non erano in grado di capire questa differenza, visto che con lui hanno avuto rapporto per secoli, almeno da Abramo in poi? Con Mosè l'hanno visto, gli hanno mangiato assieme, gli hanno dato l'acqua per lavarsi, gli preparavano il cibo. A questo qui, poi vediamo. Bene, nonostante tutto questo, lo abbandonarono per rivolgersi a chi non esisteva, secondo la dottrina. Cioè i cosiddetti dei pagani che non esistono, che sono pura invenzione dell'uomo. Ma si può essere così? Non si può. Ed è, difatti, non erano così. Si rivolgevano ad altri perché sapevano benissimo che gli altri esistevano come, e tra l'altro insistevano sullo stesso territorio ed erano rivali di questo qui, ed era per questo che questo qui era terrorizzato dall'idea che lo lasciassero per rivolgersi ad altri, e diceva: se voi lo fate io vi ammazzo, perché il pericolo di essere abbandonato dai suoi, tradito, era costante, e lui aveva il terrore di questo. Questo è evidentissimo nella Bibbia. Ripeto, non nelle mie traduzioni, nelle Bibbie che avete in casa. Questo è fondamentale. Ed è chiaro che questo non lo si può accettare, no? Perché se si accetta questa evidenza, cade tutto. Cade tutto. Arrivo? Cade tutto ciò che è stato costruito sulla Bibbia. Lo ripeto, non che Dio non esiste, che è un'altra roba. Cade quel Dio che è stato costruito sulla Bibbia, che è una cosa diversa. Dato che tu hai detto, parliamo appunto da perfetti ignoranti, no? Parliamo come ignoranti, quello che c'è scritto sulla Bibbia. Se io guardo nella Genesi, so che torno indietro di altre cose, però appunto i dubbi ci sono, e quindi ad un certo punto, Dio quando caccia Adamo ed Eva nell'Eden, l'Eden era posto a oriente in mezzo a fiumi, quindi l'Eden era sicuramente una terra nel nostro pianeta, non è? Sì, io lo collocherei nell'attuale Azerbaigian. Come? Attuale lo collocherei nell'attuale Azerbaigian, cioè a ovest del Mar Caspio, nella zona dove ci sono i laghi Urmia e Van, dove si trovano i cosiddetti monti dell'Urartu, cioè l'Ararat, dove tra l'altro tutta una serie di scoperte archeologiche di cui si parla pochissimo stanno facendo venire alla luce tutta una serie di reperti che fanno pensare a una grande presenza di gente di cultura, soprattutto di cultura astronomica, collocata in quel territorio, cioè grandi centri di osservazione astronomica. E difatti poi ad un certo punto li caccia da questo Eden e dice: poi Dio il Signore disse, ecco l'uomo è diventato come uno di noi. Uno di noi. Cioè lui a chi sta parlando, si sta guardando lo specchio, è diventato come uno degli Elohim, come uno di noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda una mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Okay. Quindi questo è un dilemma. Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino dell'Eden perché lavorasse la terra per cui era stato fatto. Così egli scacciò l'uomo e si pose a oriente del giardino dell'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la vita, la via dell'albero della vita. Ok. Cioè, allora, lì ci sono che... un sacco di informazioni. La questione dell'albero della vita, la mia ipotesi sull'albero della vita è in quel libro che c'è laggiù. No, no, vabbè, parliamo di Adamo ed Eva a questo punto. No, era perché non volevo cambiare di stato, ma qui stiamo parlando. Elohim,
cioè idee, cioè questo qua lui dice Dio è diventato come noi, sì, quindi come Dio non è uno. Esattamente. Tra l'altro loro dicono facciamo l'Adamo a nostra immagine e somiglianza, facciamo l'Adamo a nostra somiglianza ma non a nostra immagine. Questo non è scritto neppure nelle Bibbie dei Masoreti. C'è scritto con quel qualcosa che contiene la nostra immagine, non a nostra immagine, che è una cosa completamente diversa. Questa è una traduzione, questa qui sì, volutamente sbagliata, perché loro scrivono con quel qualcosa che contiene la nostra immagine e fanno questo Adamo, fanno il maschio, non la femmina in quell'occasione lì. Poi dice la Bibbia che gli Elohim presero l'Adamo e lo posero in Eden. Quindi non l'hanno fatto in Eden, l'hanno fatto da un'altra parte, poi hanno preso il maschio e l'hanno messo lì. E gli hanno dato, come dice la Bibbia, siccome lui doveva occuparsi di quel territorio, che poi il maschio si intende un gruppo di maschi, perché l'Adamo è indicato con l'articolo, quindi non è un individuo, è quel gruppo che viene chiamato Adamo. Allora questi dovevano occuparsi di quel territorio, cioè coltivazione e allevamento, così ci spiega chiaramente la Bibbia. Poi dice la Bibbia che a un certo punto gli Elohim appunto si accorgono che per quel maschio, per l'Adam, la compagnia degli animali non era sufficiente e decidono di fargli la femmina. Il che vuol dire che quegli Adam erano maschietti che vivevano da soli con gli animali. Pastori sardi. No, nel senso che isolati per conto loro, e che quindi vivevano sempre da soli. È l'immagine che mi viene più in mente, no? Perché appunto erano persone che vivono isolate con degli animali. Allora decidono di fargli una femmina. E gliela fanno come? Dice la Bibbia. Addormentano il maschio, anzi gli inducono un sonno profondissimo, non è che lo addormentano soltanto, inducono un sonno profondissimo, gli prelevano un qualcosa da una parte laterale ricurva, poi richiudono la carne dove hanno fatto il prelievo e con ciò che hanno prelevato fanno la femmina. Allora, il modo in cui è stata prodotta la femmina potrebbe far pensare che questo i gruppi qui non fossero tra loro fertili, tant'è che quando nasce il primo figlio, che si chiama Caino, Eva dice che l'ha fatto grazie all'aiuto di un Elohim, cioè per fare il primo figlio è stato necessario l'intervento di un Elohim. Dopo ne fanno altri. Quando fanno il primo figlio, un Elohim dice: adesso questi sono diventati come noi, perché fino a quel momento a produrre gli Adam ci pensavano loro, e dicono: adesso li allontaniamo, perché se questi arrivano ad attingere anche all'albero della vita, come dire, questi diventano un po' troppo pericolosi, perché potranno vivere le olam, che è quello che viene tradotto in eterno eccetera. In realtà in ebraico non significa, non c'è il concetto di eternità, significa lunga durata nel passato e nel futuro. Quindi questi qui avevano il terrore che quegli individui lì che erano diventati fertili, cioè capaci di riprodursi, potessero avere accesso alle pratiche che garantivano una lunga durata di vita, che sono raccontate appunto sono racchiuse nel discorso dell'albero della vita, e quindi li allontanano di lì, cioè li cacciano. Fanno un altro figlio che si chiama, e quindi l'albero della vita rappresenta con ogni probabilità le pratiche che garantivano una lunga vita. E la genetica attuale sta cominciando ad attuare le pratiche che garantiscono un lungo allungamento, un notevole allungamento della vita. Allora, quando Caino, cioè abbiamo la vicenda di Caino e Abele, Caino uccide Abele. Caino viene allontanato e lui dice: ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma se Adamo ed Eva erano i progenitori dell'umanità, Abele era già morto, chi era sto chiunque?
c'era nessuno secondo la dottrina, secondo la Bibbia era pieno di gente, tant'è che Caino ha paura di essere ucciso da altri. La lettura da ignoranti, c'è scritto così: Caino è fortunato, non viene ucciso, trova mogli, fa figli, costruisce città, eccetera, 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 e da lui si sviluppa una grande civiltà, dotata di tutta una serie di conoscenze che vanno dalla costruzione, all'allevamento, all'agricoltura, poi la scrittura, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo qui un racconto di individui che fanno un gruppo, i maschi, lo prendono, lo mettono in una certa situazione perché la lavori, perché la controlli, quello che noi conosciamo come paradiso terrestre, ma che in ebraico non significa paradiso terrestre, in ebraico significa luogo recintato e protetto, posto in Eden, quindi diciamo è quello che poteva essere il loro centro di comando, laboratorio sperimentale, serra e cose del genere. Bene, prendono questi maschi e li mettono lì, dopo un po' di tempo si accorgono che questi maschi da soli con gli animali insomma, non erano evidentemente molto contenti, e allora decidono di fargli la femmina. All'inizio probabilmente questi non sono fertili, e la cosa curiosa è questa, che quando mangiano la cosiddetta mela, i due, no, si dice, si accorsero di essere nudi, e si dice quindi si nascosero. E noi tutti pensiamo che sia nato in loro il senso del pudore, ma non è che loro due si nascondono l'uno rispetto all'altro, cioè non è che il maschio si vergogna di farsi vedere nudo da una femmina e viceversa, si nascondono tutte e due e coprono il loro apparato genitale rispetto agli Elohim, non tra di loro, ma noi possiamo pensare, vabbè, che gli Elohim che li avevano visti nudi fino a un minuto prima, da quel momento si sarebbero scandalizzati? No, è che lì c'è il racconto di come loro immediatamente hanno capito che la scoperta della loro genitalità era qualcosa che i capi non volevano, e quindi cercano di nascondere il fatto che loro hanno scoperto, però ovviamente non glielo possono nascondere, e quindi questi li cacciano. Quindi in realtà, come dice il biblista israelita Amos Luzzatto, dice lì non c'è stato nessun peccato originale e non c'è stata nessuna condanna. C'è stata una sentenza post eventum, cioè il capo di questi qui, lì nel Gan Eden, ha detto benissimo, avete voluto questa possibilità, benissimo, cioè adesso, attenzione, la conoscenza del bene e del male spiega questo biblista israelita, non è la conoscenza del bene e del male così come la intendiamo noi, cioè come la conoscenza di un ordine etico, quindi venire a sapere che cosa è giusto, che cosa... No, lui dice è... D'ora in avanti, adesso, voi sperimentate gli aspetti positivi e negativi della situazione nella quale vi siete messi. Cioè, avete voluto questa autosufficienza? Benissimo, andate a godervela fuori di qui. E dice ad Adamo, adesso se vorrai mangiare saranno cavoli tuoi, perché dovrai ricavartelo, perché finché stava lì dentro con loro, il problema del cibo non ce l'avevano. E dice ad Eva, adesso capirai che fare figli fa male. Non che la condanna ha, è una sentenza post eventum del tipo, non so, hai voluto la bici, ma adesso con la bici devi pedalare, non c'è niente da fare, cioè non è che in bici puoi stare lì seduto fermo, è bello andare in bici, però bisogna anche pedalare. Benissimo, e dice, adesso capirai che fare figli fa male, hai voluto? Ok, cavolo tuoi. Quindi non c'è peccato originale,